Ciao amici, grandissimi, 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 Marco Trans Games Channel è qui con voi, è qui per voi, è qui ci siamo tutti, raga, raga. Eccoci, eccoci, eccoci amici. Allora, facciamo una mega giocata stasera, dobbiamo fare soldi, mega soldi. Per poter comprare una macchina pazzesca che vi faccio vedere tra pochissimo. Allora, io oggi non sto proprio in formissima, infatti non riuscirò a fare la gara con voi, con gli amici di Twitch, ma facciamo un po' di offline, ok amici? Adesso. Partiamo col Allora, io volevo provare una cosa veramente fichissima. Ciao amici di Twitch, mi cambiano sempre la telecamera, non so mai dove va a finire, poi incredibile. Allora, ragazzi, stasera corriamo. Voglio correre anche con il Voi non lo vedete, ma qui giù c'è il mega cambio. Voglio andare con macchine un po' così. Ciao Kiri! Grandissimo Kiri, voglio andare con le macchine un po' cazzute e usare il cambio, frizione e marce. Vediamo un po' come si comporta Marco Drums Games Channel col cambio e le marce. Diciamo che non sono in formissima oggi, ma ce la facciamo. Potevi portare Lego Star Wars? No, stasera porto il grandissimo Gran Turismo che ci è uscito l'aggiornamento con un botto di roba. Domani sera andiamo con il mitico Warzone, con Lord. Anche tu se vuoi venire con noi a giocare, Kiri. Lo so, Kiri, ma che tosse che ho. È un casino, un vero casino, è un vero casino. Sabato e domenica portiamo Star Wars, portiamo Ghostwire Tokyo e portiamo anche Tinas in più a Gran Turismo, Quindi sabato è giornata incredibile, un sacco di roba. Stasera portiamo il Gran Turismo, che è una figata. Sono uscite le nuove patch, è uscita tutta la nuova roba. E adesso vediamo un attimo di condividere la live a Warzone domani. Non mi è possibile, lo vedo organizzare la prossima settimana. Ciao Psico! Grandissimo! Ciao Luigi, va bene, va bene. Allora, lunedì, no, non si può fare lunedì. Infatti, lunedì tengo la serata, lo dico già così almeno siamo tutti organizzati. Ciao amici miei di Twitch, ciao grandissimi amici di Twitch. Allora, lunedì, ragazzi, io vi aspetto col mitico Morris, amici miei, Morris, Marco Drums, Lord e il mitico Pierpaolo, ok? C'è già la serata fatta. Ciao Psico, grandissimo, ciao Luigi. E ti aspetto Psico lunedì. Lunedì gioca con me Morris degli Kulesh, ok? Mitico Psico. Adesso sto anche organizzando delle mega serate, delle mega live con Lucy Lux. Stranger Spies Final Fantasy Origin. Grandissimo. Allora, per questi 10 minuti stai qua con me che giochiamo insieme, ok? Grandissimo. Allora, quel gioco lì io l'ho fatto ed è veramente una figata. Non funziona tantissimo in live perché credo che forse la gente o lo compra o non si vuole spoilerare. Ecco, quindi diciamo che io porto altra roba. Comunque è veramente bellissimo, Continuo. Ok. Allora, siamo dentro un attimo, finiamo questa garetta che stavo farmando un po' di milionazzi, raga? E poi voglio anche provare insieme a voi a usare il cambio. Non l'ho mai usato, l'ho comprato ormai da tempo. Il cambio sempre della Logitech, questo qui che non vedete voi, ma è qua. Prima o poi farò un video che parlo dei spoiler. Bravo, 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 ci sta. Ora vado. Te ne vai via? Ciao, ciao amico Kiri! Dai, mi raccomando, torna dopo, grandissimo. Stasera è mega seratona che ci si diverte un botto perché provo il mega
cambio manuale, eh? Ti dico subito tutto, mega cambio manuale. Oh, grande, ciao amici, ciao Sekiro, grande, ciao ciao amico Se3Kiro, come ti chiamo? Sekiro, va bene? Se3Kiro, mi raccomando iscriviti al canale, grandissimo, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, grande, 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 mitico. Allora, noi andiamo con Gran Turismo, poi portiamo Tina Teens, Lego, quello nuovo, Star Wars, che tra l'altro ho fatto delle grafiche fichissime, i cartonati bellissimi, Ah, amico di Pierpaolo, grande, grande, grande Sekiro e grande Pierpaolo, grande. Allora, tu non devi mancare assolutamente venerdì che gioco col mitico Pierpaolo, Domani sera giochiamo a Warzone, Sekiro, mitico. Quindi domani sera ti aspettiamo se puoi, Se puoi, perché Marco Grandiens lo dice sempre, ragazzi, se potete venire a noi fa un botto di piacere. E praticamente, ragazzi, lunedì corriamo... No, in realtà non corriamo, spariamo su Warzone col mitico Morris dei Kulesh, ok ragazzi? Quindi mi raccomando, collaborazioni incredibili, Morris è bravissimo, bravissimo, bravissimo. Infatti domani sera ci organizziamo un po', ci prendiamo la mano, ci prepariamo appunto per la serata di lunedì, per non far proprio figure come la prima live, che potete andare a guardarla, quando siete offline andate a vedere la live di lunedì, che c'era il mitico Morris, il mitico Pierpaolo e il mitico Lord. Allora, amici miei, ho 5 milioncelli, ok? E vi faccio vedere che cosa voglio comprare, perché oggi c'è stata una patch migliorativa e hanno aggiunto più soldi alle gare e hanno aggiunto questi capolavori. Ciao, amore mio, chiudi un pelino la porta che si entra una luce incredibile. Ok, bravissima, bravissima, bravissima. Allora, qui c'è Olivia. Guardate Olivia che bella. Allora, c'è questa mega Abarth 1500 Bertone biposto Bat 1 del 52. No, questa l'ho comprata. Ah, belli! È vero, questa l'ho comprata, raga. Bellissima. Infatti, tutte le volte voglio comprare. Allora, devo comprare questa. Quindi devo fare un milioncello e due e dobbiamo comprare questo capolavoro. Guardate, guardate, guardate. Una delle migliori macchine. Della GT1, della GT1, l'ha comprata il mio amico Kevin, il grandissimo Kevin, ragazzi miei, ha detto che è una cosa incredibile. Amico Ciro è riuscito a fare i tempozzi paurosi nel campionato e infatti ha postato anche la foto del tempo che ci ha messo con questo bolide sul gruppo di Gran Turismo 7 Italia. Oh, prego amore mio, non riesci a passare? Mi sposto un po', tieni tata, vieni, saluta i nostri amici, c'è un amico nuovo. Ok, saluta a tutti, patata. Ciao, ciao a tutti. Ok, perfetto. Ok, devo portare indietro il mega volante con il mega tappeto da gaming, da gara, da race. Ok, saluta a tutti. Allora, qui ho la marcia, voi non la vedete, ma qui proprio c'è la marcia e qui c'è mia moglie, bellissima Carla Bragali. Ciao a tutti ragazzi, dopo magari voi fate qualche garetta. Dai, corro un po' io. Vuoi provare la golf, ma col cambio? Col cambio manuale? Ma è a sinistra, amore. Lo so, amore, anch'io di solito guido col cambio a destra, ma sarebbe una ficata se lo provi. Dai, dai, ci divertiamo un po'. Stavo facendo vedere gli amici questo 20 milioncelli, l'Alfa 8C 2009 B Touring berlinetta del 38, ragazzi, che è qualcosa di incredibile, ma 20 milioni, sono incredibili 20 milioni. Invece volevo questa bellissima, ok? Harger, che cazzo è? Una Ferrari che non vedo perché è sopra di qua. Allora, la 365 GTB4. Beh, le conosco le macchine, ma non proprio tutte. Vera Migliara, debuttato nel 68, come erede iconica della Ferrari degli anni 60, come la 250 GT Lusso e la 275 GTB. Perché Olivia sta qui nell'angolino che non si vede quando di solito sta lì. Vieni. An frontale, posteriore. Dai, Oli, prendi la mamma. Dai, vieni. Sì, ma non posso. È qua comoda, incastrata nell'angolino. Oli. Vieni, tata. Dai, eccola qua. Dai, passa. Passa, amore. Eccola qua, la grande Oli. Bellissima. Ok, ciao amici di Twitch. Benvenuti, ragazzi. Allora, ha debuttato nel 68. Da, 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 250 GTB, bla, 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 bla. Allora, Gran Turismo non è solo
corri e basta, ma è anche storia, ok? Infatti si vede da tutto quello che dice, che vi parla, questa macchina sta andando a ruba. Se vedete c'è una freccetta blu che va in su. Questa ce l'ho ragazzi, quindi non dobbiamo spendere il milioncello, e questa Mustang ce l'ho. Ciao Phil, grandissimo, oggi ho la febbrozza Phil, quindi non ho potuto organizzare la mega serata tutti insieme, però facciamo sabato, facciamo un sabato. E grande ragazzi, guardate l'aggiornamento, eccolo qui. Ciao amore mio che sei qui, ciao tata. La McLaren, Bruce McLaren, fondatore di McLaren, Bruce si chiamava, mi sembra ovvio, grande, sabato organizziamo, sabato pome abbiamo detto, vero? La corsa Can-Am, modificate, la M6, sì. Ciao gioco, io di solito la cam di lì, vi saluto di lì ragazzi, devo cambiare perché l'abbiamo messa in un altro punto la camera, ciao gioco, grandissimo. Allora, guarda che mezzo ti vado a comprare, Guarda che mezzo ti vado a comprare. Allora, ragazzi, io questa qui la voglio comprare. Sono 9 milioni e mezzo. Sono tanti soldini anche per un gioco, ma la voglio comprare assolutamente, perché è stata guidata anche dalla scuderia BMW, guardate che mezzo. Io però, prima di comprare questo capolavoro che è appena uscito oggi, volevo comprare questa prima, ok ragazzi? Quindi se vi siete collegati adesso ve la faccio vedere un attimino, che è la CLK LM della Mercedes-Benz, che ha partecipato nella categoria GT1, l'apice del Gran Turismo, richiedeva al costruttore auto stradali, loro l'hanno, è stradale, prototipo, qui è un mezzo veramente incredibile. Se vai sul Multination ti regalano una GR3 e una GR4, se vai sul Multinational regalano proprio così? Allora, aspetta, tu dici qui? Non credo. Multinational mi regalano, sul Multinational mi regalano una macchina, due macchine addirittura. No, ok. Grande Phil, proprio giusto. Ok, multi contro altri player. Ok, aspetta che stiamo a caricare, che ultimamente non è che va proprio benissimo sta connection, sta facendo un po' i capricciozzi. Oh mio Dio, ho staccato il... Ma perché hai tirato? No, voglio provare appena entri in basso a destra. Aspetta. Oh, bruschetta, grandissimo! Oh ragazzi, stasera voglio comprare mezzi incredibili, ho 5 milioncini farmato come un pazzo oggi, e voglio anche guidare con questo qui che voi non vedete, ma è il mega cambio, il mega cambio con la frizione, voglio giocare così. Allora, sarà questo? Giusto? Sport? Sì, amore, un pelino. No, ci sta, è bello. E questo? Sì. Quale mi regalano? Dove me le regalano? Rosso, blu. Gare quotidiane, forse. Dice che regalano, GR3, qua. Ah. Non lo so dove le regalano. Sotto a destra. Quindi fa la... Questa? Dov'è che me le regalano? Sto aspettando il grandissimo Phil. Vai lì, partecipa. Sì, gioco. Assolutamente. Ce l'abbiamo il cambio. Il cambio. Dalla parte sinistra. Però ho montato la parte sinistra. Dov'è che mi regalano le macchine? Grandissimo Phil. Non vedo regalaggi. Regalamientos. E le hai già prese. E quando le ho prese? Le hai già prese. Ah, allora ce l'abbiamo. Che regalano. Non usi le palette. Cos'è le palette? Bruschetta, mi stai rendendo la vita difficile. Che cosa sono le palette? Ci hai messo in difficoltà. Very, very difficult. Very, very difficult. Allora, andiamo a cambiare subito e mettiamo una bella golfina. Le palette. Allora, io volevo le palette del volante. Ah, le palette di questo? No. Può trasformare i bitcoin in soldi veri? Sì, non lo so. Si fare un attimino? Non lo so, sinceramente non lo so. Anche io le prese due auto là. Ah,
praticamente la 400, quando fai il contratto, perché te le fasce lì, tu scegli una scusa e ti danno due macchine. Ah, sì, l'ho già fatto. Ma no, diciamo che non è che preferisco il cambio, è che voglio provarlo, grandissimo bruschetto, perché fa ridere, nel senso, oggi ho fatto un paio di gare, era un Io sono quasi disastro. riuscita a bruciare il motore. Mia moglie è quasi riuscita a bruciare il motore della mitica Golf. Dov'è la Golf che abbiamo provato oggi? Che Non ci siamo... partiva proprio. povera Golf. Mi sa che ero in quarta che tentavo di Eccola farla. qua, era sotto il mio nome. Guardate, raga, vi faccio vedere un mega circuito. Io l'ho presa la Subaru Baracca. Bellissima, Bellissima, guarda. Subaru Baracca, top. Penso che l'apice... Anche la Gioia è bella. Sì, ah, voglio fare una cosa. Allora, facciamo la media perché sinceramente non so come va a finire questa cosa. Voglio fare anche le prove sul circuito. Non so se lo sapete, ma hanno aumentato i premi. Che auto avevi preso? Che auto? Oh, ho preso la Ferrari, la 458 GT3. Puoi giocare in due qui? No. Condividiamo lo schermo. Io vado con volante, vai col pad. Dai, easy Assolutamente no. tu. Dopo corri tu, amore mio. Oh. Così. Guarda. Ciao, Sharder! Oh! Guarda, Charder, c'è il premio. Ha montato il cambio nella parte sinistra. Terza. Oh. Allora, vai, vai, vai di seconda. Devo usare anche la frizione, raga, eh. Che figata che è! Oh, frena! Guarda! No! Ciao! Ma che ti saluta, amore mio? Shader, è un disastro il cambio sulla sinistra. Buonasera, buonasera, Sharder, mitico! Scusami se non ho fatto l'online, ma sono veramente... Ma scusa anche te. Ok, andiamo! Non ci sta, amore. Ma è bello che a sinistra, non mi piace. Puoi usare le palette, eh? Puoi usare anche le palette. Eh sì. Eh beh, certo che un cambio sequenziale su sto Golf del 1978 fa un po' ridere. Vado a mangiare una cosa buona. Continuazione. Ciao, ciao, dai, amico mio. Ci vediamo dopo, eh? Dai, dopo mangiato, vieni a trovarci che andiamo avanti. Qui è serata incredibile con il cambio. Serata dopo vaccino con la febbre, ragazzi. Quindi non sto ancora, sto malissimo, però ci sta. Per quello che ti ho chiesto se potevamo evitare proprio... Oh, in terza! Se potevamo evitare di farlo online, lo facciamo sabato, amico mio, anche perché c'è il mitico Phil. Che giochiamo già. Oh! Non tirare sporterato al computer. È un casino, Charles, devo parlare, devo leggermi, devo cambiare le marce, devo schiacciare la frizione. E allora, certo, sabato garetta, ma non col cambio, eh. Normale come il mio grandissimo modo di correre col cambio automatichino. Ma no, in quarta. Madonna. Qui faccio fuori il motore, ragazzi, eh. Io ve lo dico, faccio fuori il motore. Quarta. Dai, dai, Sharder, speriamo. Sì, poi consumo gomme, carburante che sto consumando come una petroliera. Sì, speriamo, dai, se c'è anche Sharder è più bello. Eh sì. Ciao Ghiar, grandissimo Kevin, guarda che cosa sto facendo, amico Kevin.
col cambio ti buco le gomme. Ti buco le gomme, bellissima. Oh mio Dio, dai, è fighissimo questo cambio, ragazzi, è divertentissimo. Che cosa sono? Mamma mia, sono terzo. Ok, ho messo in seconda, dai, ce l'abbiamo fatta. A volte mi devo cambiare in terza. Sì. È troppo divertente, ragazzi, il cambio. Con una mano sola, raga. L'altra è sul cambio o sul finestrino, appoggiata sul finestrino. Vai, andiamo di quarta. Anche il slittamento a fuoco. Devo ricordarmi di mettere in quinta, eh. Sì, adesso arriva. In discesa arriva la quinta. Aspetta che mettiamo la quinta, vedi? Vai. Oh, è la seconda che non... Rietro, Gesù, la roba. Ok. Ho rotto il cambio. Stamattina, secondo me, boh. Mamma mia, qui è salita, perché non va niente, eh. Incredibile. Eh sì, questa è una cosa incredibile. Ok. Tu mi dici andare in seconda, ma io non sono d'accordo. Se guidi così. Eh sì, infatti guida mia moglie. Lo so, ma un suono normale, secondo me. Ta 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 ta. Oh, dai, guardate sta mitica gol. Che roba, ragazzi. Che roba incredibile. Ma sì, penna. Come ti devo rendere fatissimo? Il cane sta collassando. Guardate le gambine di Olivia. Ok. Allora, come prima, ma avete freddo? Ah, qua sì, eh. Sì. Ma fa freschetto. È arrivato giù oggi un bel freschettino e non è niente male. Poi io ho anche un po' di febbre, tra l'altro ce l'ho anche adesso. Mi ho fatto il vaccino, terza dose ieri. Un po' scombussolato. Sì. Quindi un po' di freschello anche per quello, ma fa veramente freddo. Fa veramente freddo. Uso la toma col cambio. Allora, io sai cosa volevo... aspetta. La toma, sì. Che già non riesce a fare prima e seconda. Brum. Allora, aspettiamo una cosa invece. Io vorrei fare una cosa. Ieri sera credo di aver comprato questa macchina qui, che è un capolavoro, ragazzi, eh. Ma credo che vada anche piano, quindi si può usare così. Guardate cosa ho comprato ieri. Vabbè, la 500 Lounge e la biposto, questa qui, ragazzi. Adesso questa ce la facciamo. Questa è bellissima, amore mio. Non puoi dire che è orribile sta macchina. Non puoi dire che è orribile. Ce la possiamo fare sia sul Lago Maggiore che anche sul Dragon Trail. Dai, facciamocela sul Dragon Trail. E visto che col cambio sono un po' una pippa, ce la facciamo a principiante, almeno prendiamo un po' più di soldi. col cambio, amici miei, ok? Allora, terza marcia. Ha ragione, è una macchina bruttissima. Ma no! Ma non va niente!
Non va niente. Quarta prima, raga. Quarta prima, incredibile. Retromarcia. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch. Scusate, sto facendo una prova col cambio manuale. Ha fatto quarta prima. Si è girato, ragazzi. Che figata, che ridere. Vi raccomando amici miei, salutatemi quando entrate in live, così vi saluto, vi posso salutare in live. Se volete giocare con me, poi faremo delle grandissime gare, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro ID che giochiamo insieme, Io non mi ricordo più dove c'è la telecamera qua, che la spostiamo tutte le volte. Sposta il microfono in mezzo, così sentiamo meglio tutte e due. Sì, eccolo qua. Oh, devo cambiare marcia, raga. Da lontano, dai. Oh, devo cambiare marcia, raga. Di solito non la cambio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. A volte cambiavo il piede di mia moglie, non la marcia, ecco perché. Oh, frizione, quarta, togli frizione. Dai macchina, presta. Ma che cavolo di macchina è questa qua? Ma che cavolo di macchina è questa qua, raga? Che meraviglia. No, 400.000. Vabbè, ma che gli altri non è che viaggiano, Perché la quello è vero. Oh! La macchina dei poveri di 007. Ma dai, ma che c'ha una livrea davanti, c'ha il terzo faro in mezzo, è una cosa bellissima. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ma non va una sega. È la quarta che non va, secondo me c'è quattro marce. No, guarda. Terza. Ebbene, ho speso 500.000, fatemela provare una gara, no? Quarta. Guarda come la prendo, guarda come prendo la beat, guardala. Brividi da badividi. Grande drum. Dai, vediamo se in quarta riusciamo a star dentro e a non mettere più in prima come ho fatto prima. Quarta prima, ragazzi. No. No, devo frenare. Ciao amici di Twitch. Ce l'ho fatta a mettere in seconda, Oh, ho messo anche in terza bene, raga. Sto usando il cambio, quello manuale della Logitech, non quello dietro alle vette, raga. E a volte mi dimentico e a volte sbaglio. Attenzione, passaggio della Fit del 2014. Quella là. Intanto il mondo è un buon golfiera. Sarebbe fattibile la cosa, mi sa che sì, effettivamente. Beh, questa è una macchina del 52, 58, cos'è che era? Devo frenare? Certo che devo frenare, se non freno vado dentro a trovare quelli là negli spalti. Però tiene la strada, va a 100 all'ora. Dai, la tua bellissima. Forse riusciamo a mettere la quinta ed è più lenta di te. No, non riusciamo a mettere la quinta, raga. Oh! Grazie. Col drift. Drifting lol. Oh, devo schiacciare anche la frizione, Quindi è tosta la cosa.
Ho montato il cambio sulla sinistra, quindi è tosta anche la roba così. Non si usa il cambio sulla sinistra. Non c'è senso che sulla destra mi rompe le scatole. Beh, fa niente, mi rompe le scatole, mi tocca dentro il corpo, non riesco a guidare. Sulla sinistra invece mi appoggio. Mi appoggio al cosettino qui, grandissimo. Guardate, Marco Grant Games. Ciao! Oh! Oh! Da 0 a 100 si ci mette. Guarda che roba! Non riesco neanche a prendere il primo, eh? Perché ho sbagliato. Dai che ce la fa. No. Non ce la facciamo, ragazzi, arriviamo secondi. Però non abbiamo bruciato il motore. È impatente non qui. Schiva i concetti, Penso che abbia sbagliato a scrivere, però va bene, scriviamo i concetti, amico mio. Guardate che meraviglia. Ho solo 5 milioncelli, ragazzi. Mamma mia, devo fare un altro 1,5 milioni, eh. No, non sono d'accordo, mi dissocio. Guardate questo mezzo, ragazzi. Dite se non è bello, amici di Twitch, eh. Mi raccomando, scrivetevi, i conetti. Così. Nelle patenti con questa qua. Guardate che mezzo. Guardate la livrea, guardate, c'ha un faro in mezzo, ma è incredibile. Qui, guardate qui, dalla quarta alla prima ho fatto. Guarda. Qui. Incredibile. Che forte. Sì, ma guardate che muto, dai. C'ha tre fari. Ma è bellissimo, l'ho anche ammaccata. Scusami, macchinetta. Abarth, è un Abarth della Bertone, eh. Non si scherza qua, ragazzi. Non si scherza. Bellissima, bellissima. Allora. Allora, io volevo provare una cosa con voi, perché è una cosa fichissima, le esperienze sul circuito. Questa l'ho presa con tutti i bronzo. Minchia, questo è un video. Vabbè. Cioè, ha messo le esperienze sul circuito, che in teoria... Prima devo mettere il cambio automatico. Perché... non ce la famo se no. Anche se vai, sì, è aperto, no, è aperto, devi fare il tempo, vedi sopra, devo fare oro e poi ci danno la macchina, ci danno 5 milioni, ci danno un botto di roba, ragazzi, un botto di soldi, sì, se no fai il tempo normale con la macchina che vuoi. Ma questa che macchina è una figata? 34, caspiterina. Devo andare più veloce. Questo che mezzo è? Jaguar F-Type GR3. Ragazzi, devo comprarla. È stabilissima. Non è come la Ferrari. Eh sì, stasera è terribile. Oh, sta Jaguar è incredibile, Phil. Ma come tiene? Eh? Oh! Porca lochina! Lo so, però oro mi dà un botto. E la Peugeot non mi trovo tantissimo bene io invece, sai? La trovo molto più stabile questa qua. Appena detto Marco Drazzi. Non lo so, ho provato a fare il Nürburgring, il Brasile con la Peugeot. So, mi piace un po' questa F-Type, dico la verità. Ma l'avevo fatta a fuoco la prima volta? Qui posso farla a fuoco? No, non si può fare a fuoco. Sì, infatti.
Guarda là, qua o Interlagos? Dici che la, questa qui non va bene là? Fatto meglio prima Drums. Quindi la peggiore con le piste, poi ne... Porca loca, eh? Interlagos l'ho provato la peggiore. L'ho provata la peggiore su Interlagos. Non, a me non gusta tantissimo. Vabbè. Ho sbagliato. Ho fatto andare via il video. Molto meglio dell'Audi, secondo me. Io l'Audi non riesco a tenerla. Ma non ho guadagnato nulla, anzi. Miseria, sì, ma mancano due secondi, dammi il cinquetto, dammi il cinquetto. Prostito. No, a me non piacciono quelle cose, se prendo il cordo alla Ferrari. Porca! Mi è andata giù di... No, oh, ho fatto esci! Incredibile! Dai, voglio vedere se riesco a farlo. No, non ti imbarconare. Ciao Lucy, non so se è entrata la mitica Lucy. È entrata? Allora, non era niente male, anzi, uno schifio in realtà. Ma perché? Oh, ma perché questa macchina mi derrappa di tutto? Dai! Caspiterina! FCS all'1, sta macchina c'ha tanti di quei cavalli da darmi che... Wow baby! Si è girato. Prova a cambiare prima, aspetta, ti stavo leggendo. Prova a cambiare prima. È automatico. Potrei metterlo manuale. Possiamo farlo uno manuale. Cosa ne dite? Proviamo a farlo manuale. Cordolo non si può, ma sul cordolo non si può. Proviamo a farlo manuale, che ce ne frega noi ragazzi, tanto... Allora, impostazioni auto, manuale. Ok.
Manuale? Mi ricordi, amore, che... Marci, basta. Ribaltato così. Bella lì. Visto Phil, mi stavo ribaltando. Come l'ho tirata lunga. Guarda, per un pelo di ciucciole. Pensavo fosse una cosa più rilassante questa qua, invece e tu puoi. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Sì. Muy bien difficile far l'oro, ragazzi. Sto vedendo una serie messicana. No, sbagliatissimo tutti questi cordoli. Dici in terza? Ah, l'ho tirata lunga. Devo entrare in seconda però. Ah, bene. Eh sì. Eh no, entro in seconda e esco in terza, lo so. Ho frenato troppo. Che miseria. Cavron. Non fa niente. È la serie quella della tipa che fa la... Devo dire che serie sto guardando, mo. È vero. No!
Mo 2,90, 9 millesimi, ma sì, mi sta prendendo per il fondelli sto gioco. Phil, no! Era giusta così, comunque. Perché? Ma perché? Tanto è andata, è andata, è andata, è andata. Ormai quando è lì è andata, è andata, è andata. Vai. Oh amico. Ciao amici di Twitch. Svais bien, mio Dios. Allora, praticamente vai, apri, vai, oi bladi, o blada, o bladi, o sblada. Sì, entro in seconda anche nella prima, però è tosto rinas quando sfreno. Ok, vai. Seconda, ok? Allora, qui l'ho tirata lunga. Quando vado ad aprire... Bordalinas. Ah. Eppure ero davanti al fantasma, ma com'è possibile? Com'è possibile? Dobbiamo fare il secondo pezzo adesso, Dai, dai, ma perché? Perché ha fatto così? Ah, non riesco a capire. Provo a cambiare subito alla seconda, alla terza, non aspettare di arrivare fino in fondo ai giri. Sì. Ma dai, perdo l'ultima. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ultima, Allora, fatto benissimo la prima. E lì era oro, Ciao Zerboy! Ciao! E qua che mi giro. Facciamo al TCS3, dai. Perché sento che sbordalina un po'. Sbordalina, mo. Oh, mio amore, mi hai fatto sbagliare. Per guardarti che sei bellissima, ho sbordalinato un po'.
Sì, il posteriore, è vero. No, dai, ho tirato troppo lunga. Ho tirato lunga, no, ho capito. Per fare motivo, l'ho tirata un po' lunghetta. Penso che ho giocato un po' troppo con le marce, eh? Dovrei ricominciarla, cosa ne dite? quinta sesta. No, non è fattibile. L'ho quasi recuperata, caspiterola. Allora, la prima che non devo sbagliare, eh. Poi andiamo avanti a fare la seconda parte del circuito. Ma vedi come mi prende. In seconda. No! Ok. Pensavo di far già subito 5 milioncini, invece qua stasera. Perché me l'ha tirata lunga adesso? Ma frena tutto? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Vai! Sono faia! Così a cazzo così. lo so che è il brutto cavolo. Bravo Drums! Phil! Oro! Guardiamola, guardala mo! Guarda che figata! Amore, il braccio che mi hai fatto la puntura. L'avevi già fatto prima. Hai ragione, però ho cannato l'ultima. Stavolta non l'ho cannata. Ai amore, mi hai fatto un male alla puntura del Covid. Guarda qua. Vediamo. A palla quella lì, non ho dato giù gas. Qui ho frenato un po' tagliandolo. Apri tutto. E via! La vittoria! La victory! Victory flower per Marco Drums Games. E tra l'altro sono anche terzo nella mia lista amici. Bella raga. Dragon Trail parte 2, dai, famonos, vedendo una serie messicana, raga. Leggiamo, che c'è? Ah, ok. Ah, un po' prima? Ok. Cosa ho fatto? Beh, partiamo che è subito un bel argentino, eh? Un bel argentino. Ciao amici di Twitch, saluta mio amore quando mi entra la gente, i nostri amici.
oh my god! Incredibile, incredibile. Allora. Ciao amici, ciao, benvenuti ragazzi! E ragazze, ragazzi, amici miei. Salutate in chat così vi possiamo salutare, amici miei. Facciamo un hamburgerino. Oh, in primo ho messo, raga. Penso, penso che ho fatto peggio, eh. Dai, 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 drum. Sei carico da primo oro. Ciao amici! Ciao, via! Quali sono? Quali sono? Quali sono le gare nuove, Kevin? Quelle del circo? Ma non sono gare. Sono gare nuove. Sono piste nuove, Kevin, Kevin, scrivimi. Spiterina. Oh, peggio addirittura. In fila, nell'ultimo tornante. Tutto tutta la seconda, ok. Questa è in quarta, vero? Questa si fa in quarta. In quinta ho visto prima era un po' troppo sotto di giri, vero Phil? Guardami cosa, mo. Oh, mo. Dai, non mi fai andare in quarta, amore mio! Sì, guarda me, sì, magari è la russa. Ok. No, devi alzare. Il primo, infatti. Ah, ok. Così dici? Che cavolata! Che cavolata! Che cavolata! Vediamo che ci sia uno. Kevin, quali sono le gare nuove? Facciamo. Non sai il nome, riesci a farmi la foto? Ah no, non giochi tu oggi. Kevin. Uè, da Davidino! Ciao, è arrivato Davide! Davide La Monica, ragazzi, seguite il suo canale. Allora, abbiamo fatto un nuovo record. Sei arrivato, Davide, mi hai fatto fare il record, grande. Ma non è abbastanza. Marco Drums non è soddisfatto di questo mega record. Perché dobbiamo fare oro. Dai, Phil, dai, Phil. Touring Car 600. Ah, ho visto. Figa, ma... sono un sacco di gare, eh. Tre gare toste. Da un botto di soldi, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, amore, saluta. Ai ai ai, scarambas.
Ha voluto esasperare un po' la situation. Ciao ragazzi, scrivetemi in chat così vi posso salutare da live. E vi saluta anche la mitica. È una su Tokyo e basta? Sei sicuro? Una su Tokyo. Adesso andiamo a vedere la mitica. Gioca anche Carla, certo. Adesso faccio un pezzettino, poi gioca anche Carla. Ciao amici miei, saluta amore. Ciao a tutti, saluta. Davide, grandissimo. Ciao Manuel! Grande Manuel, benvenuto. 800 per 12 giri? Ah. Ma con che macchina si può fare? Amore, guardami un attimo perché questo è il giro della vita. Cosa ha fatto? 52 millesimi! Come stai? Sto benissimo. Beh, allora, stasera Manuel un po' così, mia moglie, che abbiamo fatto ieri il mega vaccino alla terza dose, siamo un po' rincoglioniti oggi, sono stato a casa dal lavoro che avevo la febbre. È vero, non siamo un po' rincoglioniti, siamo un po' storditi dal corpo che sta... Devo farla un'altra. Però dai, stiamo abbastanza bene, io ho la febbre comunque, quindi vi vedete tutto bello ridente, scorreggiante non è proprio il termine giusto. Comunque, ai. Bene, bella lì Manuel, comunque tutto bene, ci divertiamo, domani sera ti aspetto, che facciamo? Cazzo, è uscito dopo il tornato, se perdi, ok. Parla sempre dell'ultimo lui. Amore, non toccarmi il braccio che è già un male assurdo. Dai una botta in testa piuttosto. Metti la terza. Vabbè, ormai è andata, ho messo in sesta, ma chi se ne frega. Allora, dai. Dai, per 52 millesimi non può vincere il gioco, eh? Porco! Ho preso un po' troppo cordo. Stavo volando come un aereone. Come si chiamano quelli lì? Aeroplano, che te ne vai. Metti la terza! No, ho esagerato qui a prenderla. Prima l'avevo presa meglio. Vado dove vado? Vado vero prima. Metti la terza nel curvone, ma quale curvone? Primo? Ah, dici che sono troppo lento? Vediamo, proviamo. Questi curvoni qua che arrivano adesso, Manuel? Alla prima. Questa dici? Ciao amici di Twitch, benvenuti. Grande amore, scusami, stai parlando tu, dillo. Cacchiarola. Raga, mi sa che ci facciamo l'ultima e poi andiamo alla parte finale. Cosa è scritto? Dove?
Ma c'è un bordello di tornanti qua. No! No! Carambas! Vai, andiamo TCS0, così ci gira, no, TCS0 mi gira. Dai. Cosa hai detto? Ha detto che... Qui dici? Qua dice. Sono lì ragazzi, sono lì, ancora prima, tu dici ancora prima? Casterina. È questa che devo fare più veloce, raga. Saluta mo. Vedi qua, se vado, allora. Se... Ciao! Ma dove devo mettere in quinta? Grande mano e grande tra, dammi un bacio amore. Scusate. Grande ragazzi, vediamo sta prova incredibile. Grande Phil, vai. Eh sì, il mio copilota Phil, grandissimo. Guarda qua, guardate che roba. Ragazzi, non ho mai visto una macchina andare così veloce in tutta la mia vita. Guarda mo. Guarda come viaggia il tuo tavolo. Guarda. Wow. Staccata. Freni incandescenti, carboceramici. Vai drums, dai gas. Wow. Grande Davide. E vai. E sono primo tra i miei amici. Ah! Scusate ragazzi. Settore 3, dai. Mi piace troppo Dragon Trail. Farò gare online solo su questa pista. Allora, vediamo l'ultimo pezzo. Ragazzi, io non ho mai usato il cambio automatico, manuale, Quindi, Allora, qua manetta. Quarta, bella lì, sì Phil, no, ma drums, e so che quella curva lì bisogna frenare, perché è bella tosta. Ecco. No! 600, 700, 800, ok. Le proviamo Gear? Dai, dopo di questa la proviamo. Andiamo a provare le gare. No, Kevin, oggi non gioco, gioco domani. Ma domani siamo su Warzone, amici miei. Ah, ma non posso toccare dentro. Domani siamo su Warzone, giusto amore? Programmazione Warzone. Lunedì Warzone col grandissimo Morris, ragazzi. Vi voglio tutti, Sto cercando anche di andare. Ok, e l'ultima, seconda allora, ok, mamma mia, che stupidata di curva che ho fatto, vediamo,
Vabbè, il bronzo l'abbiamo portato a casa. Allora ragazzi, scusate, vi stavo dicendo, venerdì andiamo Warzone con Lord, il mitico Pierpaolo e Charger. Sabato e domenica mega live, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con Lucy Lux, grandissima, sto cercando di organizzare una mega live con lei. Vabbè, ho fatto schifo io, ma sempre meglio di prima. Vediamo. Sempre... grazie. Lunedì, ragazzi, invece lunedì vi voglio vedere non toccarmi il braccio! Cazzo! Ah, no, questa è proprio cannata. Lunedì invece ragazzi, Warzone con il mitico Morris. Ok amici miei? Vi voglio vedere lunedì Morris. Se riusciamo facciamo vedere anche il suo video, se non riusciamo facciamo come l'altra volta. Meglio prima, forse devo scalare in terza, vero raga? Ah sì. Oh, che porca, che brutta sta curva che ho fatto, una minus. Oh, qua è tosterella, eh? Quando faccio oro, quanto devo fare? 50? Ma devo fare? La bronzo, mo? Sei proprio di zattetta, patata? È vero, ah, che bello. Oh, 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 che schifio. Pensavo di aver fatto una cosa fica, invece... No, dritto proprio, dritto. Ah, questa curva è un po' una lama a doppio taglio, nel senso che... Dissocio, eccolo che arriva, amico mio! Domani Warzone, eh? Ho appena fatto pubblicità con i nostri amici, eh? Allora, se metto la quinta... No. Ciao amici di Twitch, stiamo facendo la prova sul tracciato, saluto amore mio. Oh, madonna. Ciao Pier, grandissimo, mamma mia, non sento più le braccia ragazzi, questa qui me l'hanno bacinetta, mi ha dato i cartoni mia moglie. E non sento più neanche l'altra ragazzi, qui stanno andando a male, non lo so, sarà per, come si dice quando una, prima? Sì sì, ah, non... sì sì, è entrato, gli ho detto di gli ho detto di venire domani, facciamo Warzone, ok? Domani ci dobbiamo allenare perché lunedì poi dopo arriva il grandissimo Morris e ci dobbiamo allenare un po', no, Morris è con noi, ci fa vincere senza far niente noi, però il problema è che dobbiamo fare anche noi, giusto, metti un po' per Paolo o ti dissoci, ciao amici di Twitch. Mi raccomando, domani sera Warzone e lunedì Warzone col mitico Morris. Sto cercando di organizzare anche delle mega live con Lucy Lux, ragazzi, eh. È una grandissima youtuber, andate a seguirla.
Dai! E non hai fatto sapere niente. E non mi hai fatto sapere niente. Ah, amico mio, amico mio. Tu bravissimo, Morris, ragazzi. Te mangi? Madonna. Adesso... Ma l'hai fatto tu? Stai giocando, Kevin? No, ma oggi non sto bene per giocare online. No, 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 sto vedendo da uno. Ah, ok. Bella ragazzi, mitici, benvenuti al canale Matteo Games, iscrivetevi amici miei. E se volete giocare con me, lasciate il vostro ID così giochiamo insieme amici, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti. No, 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 no. Ah, mi sono distratto un attimo, colpa di Twitch. Grandissimo, perché ti metti di là? Guardate Olivia, che bella. Sto giocando con le marce e stiamo facendo le prove su pista, perché danno un bel po' di bigliettozzi. Dopo andiamo a fare la gara che dice Kevin. Amore. Mi devi leggere, non so. Posta la curva. Aspetta che mia moglie sta scrivendo le cose, non può leggere. Non è possibile che non c'è scritto lì. Ciao ragazzi! Tipo un detto figata, una filastrocca, grande filastrocca, ecco, possiamo dirgli filastrocca. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se avete fatto grazie, e scrivetemi in chat così vi saluto, ok amici? Adesso andiamo a fare le gare di campionato con le nuove. Vai. Questa era quella che ho vinto un paio di volte contro Sharder, che è bravissimo Sharder. Ah. Ne facciamo un'altra, va bene? E poi andiamo, perché è bella tosta, eh? Mi sono deconcentrato un attimo, colpa d'Alfredo. Cos'è? Ah, tu sei? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi!
prova circuito. Dai, 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 Marco Drams. Ma come hai fatto a cannare quella lì? Amore, devi stare vicino a me, non ce la faccio sotto di te. Amo, vieni. Dai, incredibile. Ma come mai a volte frena? E a volte non frena sta macchina. Per quello amore, sto risalendo sul circuito, fin quando lo finisci, fai tutta la pista e sembra questa gara. Primo pezzo, poi il secondo, poi il terzo, poi tutta. Questa era così, amore mio. Dai amici, dai amici di Twitch! Dai! 41-2, 41-2, 41-2! Basta ragazzi, non ce la faccio più. Guardiamoci sto mega replay di tutta la gara, che mi rilasso un po'. Vuoi giocare tu? Vado a prenderti la mela. Vedrai anche l'acqua finita. Dai piccola, passa. L'acqua pesante. Frizzante. Vai giù a prenderla, baby. Dai, tuo marito deve avere bisogno di acqua frizzante. Vediamo un attimo. Ci sarà quella sbollicina dove. Ho frenato bene, l'ho fatta abbastanza bene, eh? 1.41.2, 1.39.9 si può, posso buttarlo anche giù, eh? Forse l'ultimo pezzo che non ho fatto bene, che era l'ultimo che ho fatto bronzo, questo. A me piace sta Jaguar, vi dico la verità. Proprio, mi piace proprio sta sciarpa.
attimino che andiamo insieme, mo. Ok, facciamo quell'altra. Ok, usciamo. Allora, Kevin, qual è che mi dicevi, amico mio, come campionato? Fammi vedere un secondo, scusa. Uno, due, tre, quarto, eh? 28.000, Dragon 3. Oh, 200.000! Interessante. Dragon, Le Mans. Ah, Le Mans? Questa? 550.000? Questa dici, Kevin? Ma con che macchina, amico mio? Con che macchina, amico mio? Ma... Ciao amici di Twitch. Allora, proviamo con la Supra. Vediamo 700, gomme da corsa. Sei 89. Ciao amici di Twitch, grandissimi, stiamo provando a fare la Le Mans con questa macchina. In che senso? Devo vedere se questa è buona. Ah no, vabbè, ma dai, oh. Cioè no, a tutto il giro l'Le Mans col cambio manuale non mi passa più, scusate ragazzi. Sì. Più veloce, poi vedi. Beh, la Supra non credo che è male, eh. Qui ci sono delle Ferrari. Ciao amici di Twitch, benvenuti, stiamo facendo la Le Mans per 550 millozzi, eh? Perché penalità di un secondo? Allora, sta giusta giù, eh? Due secondi, perché? Ma questa qua che si è girato, adesso c'è la penalità di anche di 5 millesimi perché con scemo lì si è girato davanti a me. Ciao amici, benvenuti! Iscrivetemi e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale immediatamente, amici miei. Se volete giocare con me, iscrivetevi. Fuori strada, credo proprio di sì, quella curva l'ho fatta un po' a cavolino. Allora, se riesco a vincerla, anche se proprio le ultime curve, la macchina va bene. Qui non me lo ricordo mai, ragazzi. Vuol dire che è competitiva questa Supra, ragazzi, questa qua, guardate che bella, tra l'altro anche lo spot è finissimo, se la si vince da 550.000, ma li dà sempre Kevin? Ogni volta che si fa la sfida? Ciao amici di Twitch. Diego, mi sa che bisogna fare questa pista qua, mi piace un casino, tra l'altro. Se non riesco a farla con questo, la faccio con la Mazda, vediamo se riesco a tirare su il tempo della Mazda. 800 se la fai bene. E beh, non ho toccato dentro nessuno. Ah no, sì, uno l'ho toccato dentro, è vero.
perché mi si è girato quello là davanti a me. Allora qui devo... No, così no. Va bene, show must go on. Ah, devo ancora imparare come funziona bene sta macchina. L'avevo già preso il primo, secondo, il terzo. È un giro solo, raga, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, Marco Drums Games. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici miei. Ah, dai, però non frena, eh. Dovrei andare a vedere se c'ho i carboceramici. Adesso vado a vedere subito. Finita la gara. Ci sta. Ma come 30 minuti? Ah, non è un giro. No, sei serio? E c'è anche la benza allora. Ah, beh. Ah, 550, 26 minuti. Hai voglia allora. Ma io che ero convinto che era un giro solo, Kevin. Io che ero convinto che era un giro solo. Ho visto adesso, c'è scritto un giro sulla... Caspita. Fammi andare a vedere una cosa, perché questa macchina non frena, e se non frena è tu, e dove è tosto, eh. ...689, come mai dentro mi dava di più? Ah no, ho sbagliato. Aspetta, andiamo a comprare le cose, ragazzi. Perché voglio comprarmi quella mega, mega, mega macchina. Allora, andiamo a vedere se abbiamo preso tutto. Costa gara, secondo me, no? Per fare i soldi. Mm. Dai, ma sei serio? Ho comprato le marce e quell'altro, ma sei proprio un balordo, Marco. Ok, no, comunque avevo comprato tutto. Lo so, amico mio, ma è tosta, bisogna vincerla e c'è il consumo, eh? Un milione e sei per 30 minuti. Eh no, 30 minuti, un'ora, eh. Perché questa mi dice che è troppo? Quanto è? È al massimo. È fuori ancora. Ciao ragazzi, benvenuti. È al massimo e fuori ancora. È fuori di pochissimo, di 14. Possibile che non c'è la marcia, mi sembra, eh? Porca miseria, questa mi piaceva. Ah. Questa da quant'è? Questa da quant'è? Eh, 675. Ok. 774. Sette trentuno. Oh mio Dio. 7.11, non ce la facciamo. Ma c'avevo anche il limitatore di potenza, eh? C'avevo anche il limitatore di potenza, eh? Proviamo con la sopra.
Allora. Ho messo le due, vero? O ho sbagliato? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Facciamo la Le Mans con la mitica Supra, eh? Tentiamo di... Devo capire se è meglio questa. Carburante basso, ok amici di Twitch, oh mi è venuto addosso lui, ha scemonito lo straviano. Consumo 6 giri credo, lo so, più che altro bisogna capire se mi vanno via, non li sto prendendo, quella Supra li prendevo, però la Supra non frena tantissimo. Il problema della Supra è che non frena. A parte che è vero che con la Supra non mi ero reso conto che c'era il consumo del carburante e l'ho messa a fuoco, c'è da dire anche quello. Ma se mi vanno via sul dritto... è difficile che riesco a vincerla, eh. Va questi qua che bordello. Tutti qua, ma vedi che non riesco a passarli. Come non frena niente, porca loca. Metti la mescola, dici di mettere la prima mescola un po' più morbidella e poi grazie amore, ma ho fatto un po' schifio, Proviamo con la Mazda. Allora, è vero che a 4G, ma come faccio a... questa bianca, che c'è più o meno, vanno più o meno uguali, devo vedere qua sul dritto, perché qua sul dritto se ne vanno via. Ciao amore, sono da tutti però, vediamo lì, hai capito, stavo con lì, ok, questo che non va bene, mi danno via, vabbè, è sulla durata però,
e se adesso ti fai queste stupidate, macchina? È vero, eh? Sì. Io voglio già riprenderli. Però effettivamente l'importante è che mi avvicino. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Amo, però mi devi girare il computer, eh? Questa frena. Una Mazda questa qui, concept, mi piace di brutto. Non è lasciato l'altro. Mo, 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 mo! Il mouse. Amore, tu lasci tutto lontano da me, ma proprio facendolo apposta anche. Piccola. Sì, amore. No, cosa hai fatto? Metto posto. Niente speciale. Bella ragazzi, itici! Mi ha fatto cannare anche la curva. Ok. Dici? Stai dritta! Ma perché mi fai così? Dai! Vabbè. Perché tira al massimo, Tu dici che cambiandole tu puoi tirarle un po' prima, ma sono troppe cambiate filtro per ricordarmene sinceramente. Non riesco a capire se mi si sotto mi fa quel problema lì all'ultima curva là, è una cosa incredibile, non me l'aveva mai fatto questa macchina qua. Sotto sterzo, sovrasterzo, di come che è? Cambi a un salto di uno. Ah, dici? Va più veloce. Va, va. Branca dentro e si gira. Ma sta macchina non ho mai fatto così. Questa è la migliore Supra, cazzo. Ma se mi giro ancora prendo la Supra, E poi tra l'altro della Supra non so neanche se le gomme morbide. Tra l'altro. Dici? Ah, eccolo.
qua, mi sono andato addosso, vabbè. Allora se ho sportellato, ti sportello tutti adesso. No, no, dure. Ehi, ciao. Se no, ciao. Sai come si consumano le morbide qua, no? Avevo provato una volta a farlo con le morbide, era un disastro proprio, un disastro. Bravo. Dai, vai! Leo! No, non ho permesso. Quindi si va fino in fondo. Vabbè, speriamo bene, speriamo che con i giri. Qui è, qui quando decelero e do a frenare un po', va via, guarda, guarda. Va, va. Va, 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 va. Questo punto è terribile per questa macchina, non ho capito perché. Che c'è lei? Guardate quanto ho perso, quanto ho perso. Impossibile vincere. No, Le Mans mi piace, raga, ma... No, guarda, sono... Ho fatto un giro, sono 18esimo. Non è possibile. Non è proprio possibile. Allora, vediamo un attimo invece. Anche questa è uguale. Ma questo è 5 giri, questo 8 giri. Ciao Sharder, mitico! Stavo provando a far questa, ma... Devi mettere la mescola massimo al 3. Fammi vedere un attimo quella sopra. Che mescola ho, raga, eh? Ehi! Carla! Non ho mai chiuso la porta. Perché fate così, raga? Grazie, mo. Ok, grazie. Allora. Ce l'ho. C'ho tutto. Vediamo un attimo. Se riusciamo a farla. Se no, ragazzi, poi... Come si dice, la molliamo lì. E ci vediamo domani sera, amici miei, con il mitico Warzone. Ok, dure, ok. Potenza massima 6,58, eh. Potenza massima 6,58 solo. E mi sembrava che andava meglio. Boh.
8 giri delle mani. Proviamo così. E la potenza era al massimo. Questa avevo visto prima che gli dava dentro, gli dava via, però frena poco. Quindi devo... sì, ma con la diminuzione di potenza, cioè, sono tutti spesi. Devo solo trovare quella che mi trovo meglio a fare le curve. Va, va, si è ribaltato il tipo davanti col Ferrari, cioè, fammi capire. Allora, io ho visto che quella di prima non riusciva a prenderli sul dritto. Vediamo se questa qua ce la fa. Vedi che questa ce la fa. Però non frena, questa non frena. Questa non frena. Siamo a 3, fa 3,4 giri. Devo fermarmi due volte. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Se non siete iscritti iscrivetevi al canale di Marco Grand Game Channel, se volete giocare con me iscrivetevi e datemi il vostro ID, facciamo delle mega partitozze insieme. Questa macchina non è di certo come la Mazda, per frenare, però mi sembra che a livello motore si è messa molto meglio, però a livello freni devo vedere come si comporta l'ultimo pezzo, che è quello che mi dà sempre via un po'. Guarda che stronzo. Va, 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 che mi tocca anche dentro. Strano, parpenza. Dai, non frena sta macchina, ma porca miseria. Ma come devo frenarli? Non frena nessuno lì. Va, 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 va. Sono sempre tribulare, sempre tribulare io queste macchine. Ah, ma vai a cagare. Non frena, sta macchina non frena. Ma come fa a non frenare che c'è carboceramici? Caspita. Cacchio, è vero, figlio.
Va, che roba, va. Non frena, non frena. Quello è vero, hai ragione. È una questione di nervi la domanda. Va. Sto qui, vi si piazza davanti e frena, sto scemo unito. Va, dai! Ma c'ho i bot rincoglioniti che davanti vi... C'ho pure i bot rincoglioniti che si chiodano davanti a me. Ma dai, ma ascoltami. Devo far benzina. 2,4 giri. Tu cosa ne pensi? Dici che ce la facciamo? Tu dici che ce la facciamo, Phil? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Dai che corriamo, corriamo per la vittoria! Le Mans, Le Mans! Ciao amici di Twitch, benvenuti! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh! Grande! Non riesco a leggere, un ragazzo che mi ha seguito con Nil, grande, grandissimo, grazie N. Chiamo N perché non riesco a leggere fino a lì, scusami. Ok. Bella ragazzi! Dai! 2 giri! 2 giri, vuol dire che posso farne un altro? O devo entrare adesso a fare la benza? Le gomme posso anche non cambiarle. Non pensate che sono un po' troppo indietro al secondo giro, 14esimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Beh, uno sicuramente lo faccio, l'altro poi devo entrare. Allora, questi mi vengono addosso, quindi a prescindere. Va. Non posso andare in scia perché ho di fianco la Porsche. Guarda. No, sei serio? Si mette a piovere. Con le slick. Ma va, ma è impossibile. Kevin, è una cazzata questa qua. Scordati la Le Mans. Ma si mette a piovere, dai. Ma devi metterti a piovere. Già è difficile così. Sì, bravo, vieni addosso. Ma sì, si mette anche a piovere, si mette. Ciao Kiri, mitico, buonanotte. Ci vediamo domani. Warzone domani, ragazzi. Ciao mitici, ciao amico, ciao. Grazie di essere stato qui. Mitico. Sta incominciando anche a piovere, raga. Ecco che comincia a non tenere più.
dai. Allora, adesso devo entrare a far benzo, Qui sta piovendo, c'è un punto di circuito, raga, che piove. Ma se fa pioggia più fitta, io come faccio? Come faccio con le gomme slick? Non frena niente, raga. Caspita, ragazzi. Che gara. Ma 1,2, quindi devo entrare per forza adesso. Ciao amici, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo la Le Mans, stiamo facendo gli 8 giri, 550.000 che non prenderò mai. La macchina già non frena di suo, in più hanno ben pensato di fare sta gara con la pioggia. Adesso l'ultimo pezzo è tosto, Ecco il paese, va, Honda NSI, ce l'ho io dentro, la corvetta, allora, poi tu dici, no, la Honda NSX va più veloce, la prendi te, non va, non è vero. Allora, sta Supra è l'unica che riesce a stargli dietro ai rettilinei, le altre devo depotenziare talmente tanto che non ce la fanno. Che cosa ho fatto? Ho superato qualcuno che non... un po' in brutto male. Vabbè. Ah. Dai, spingetemi. Li uso come... come spinta. Allora, adesso devo entrare, per forza. Io non cambio le gomme, faccio solo benzina. Guarda questo qua, che si imbarca davanti a me. Dai, e frena. Ma dai! Va, 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 ma che mi branca dentro? Poi si mette davanti e frena, adesso levati, scemo unito. Dai, allora non cambiamo le gomme. E 12 stanno facendo pit anche loro, dai, arriva la mia macchina o no? Dai, via 11 e piove, bella lì. A 2 consumo, davvero? Ma poi devo entrare ancora a far benza. Sei sicuro? Perché adesso sta piovendo,
sta in strada, vai col 2. Otto là, perché è troppo rosso? Sembra da rosso, perché c'è aspetto. Un po' sul cordolo. Guarda come si pronuncia, come da via, guarda come mi da via. Kawanai. Ok. Vai tra. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, siamo a Le Mans, siamo con la Supra GT 3, se non ho capito male dall'inizio, o GT4, non me lo ricordo, e stiamo facendo 8 giri per prendere 550.000 euro che devo andare a comprare la, S, la GLK e anche l'altra che hanno messo stasera da 9 milioni di Tanto ormai sono già venuti addosso, quindi posso anche dargli una sbezzata, la Mazda Atenza GR4, tra l'altro sono GR4, tra l'altro la Mazda è molto bella, tanto piovendo, tanto perché non è già difficile fare Le Mans con macchine smerdotte. Devo far notare che c'è nebbia. Vi aspetto tutti i giorni, 8 e mezza, e sabato e la domenica invece anche una sessione delle 3 del pomeriggio, ok? Sto cominciando a farmi un male incredibile. Allora, prima avevo il microfono che la webcam messa di qui sulla destra che prendeva molto di più anche il compatto, tutto quanto, non parlo mai. Attenti qua perché è precaria la situazione, c'è qualcuno in box oltre il quinto, nessun altro. Poi bisogna anche imparare ogni volta di tracciato, amici miei, che macchina usare, e quando usi una macchina bisogna anche imparare un po' come la macchina risponde, capire la macchina che si sta usando, eh? Ciao amici miei di Twitch, appena detto sono andato fuori. Io a livello gomme sinceramente le lascerei così. E anche a livello carburante, tu cosa ne dici? Per
la curva qua mi frega sempre, non ho tanti riferimenti, arrivo da poco e non... come vai via 1,8, se entro adesso sono 6 giri ne mancano 2, giusto? Dovrei essere giusto se entro, molto meglio, devo mettermi dietro un po' più di impegno sinceramente, perché col cambio automatico riesco a parlare, leggervi e far tutto, col cambio manuale ho visto prima è bello impegnativo, bello impegnativo il cambio, anche perché un conto è una pista che poi mi ricordo, un conto è ricordarsi tutte le curve da prendere sul tracciato tipo il Nürburgring, il Nordschleife o l'Alemanne, tante cose da ricordarsi, tante cose da ricordarsi. Comunque stiamo andando a prendere il quarto, non è molto distante, mancano 3 giri, ma in realtà mancano 8 minuti, o sbaglio io? Io non ho capito se bisogna fare 8 giri o se bisogna fare i 30 minuti, perché se ce la fare i 30 minuti, sono fregato. Sì. Dici? Tu l'hai provata? Appunto, cioè, i 30 minuti quindi non sono 8 giri, se sono 30 minuti allora alla fine, se mi va bene arriverò terzo. Non dovrei neanche far benzina. Cosa faccio? Sono entrato a farla. Sto facendo l'ultima, Kevin. Allora, è difficile. Si mette a piovere. 30 minuti, che poi non ho capito se sono 30 minuti o se sono 8 giri. Perché se sono 8 giri, sono fregato. Se sono 30 minuti... dovrei non riuscire a completare neanche il giro. E arrivo terzo. Più di terzo, sinceramente, è un po' come dice Phil, bisogna dare il cambio manuale e cambiare un po' prima perché ti fa fare un consumo maggiore qui. Ok, domani prova, fammi sapere come fai tu, Allora, Mendoza mi ha dato via, raga. Mamma quanto mi ha dato via, ma che roba. Si sta di brutto, nel senso che è molto bella la pista, però si trasforma anche in acqua all'inizio e come se viaggi su una saponetta. Cioè, bisogna stare proprio tranquilli, ma più che altro è il consumo... gomme, no, perché alla fine della fiera, no, non ti imbarcare adesso,
Consumo, come no? Consumo carburante. Che... Cioè loro hanno fatto una sola sosta, guarda come da via. Quindi non sono al 5 come sono io adesso. Però se non lo metto al 5 non riesco neanche a finire. Guarda, guarda che mi prendono, guarda che mi prendono in velocità. Dai, ma perché mi ha buttato fuori? Ma perché mi ha buttato fuori? Ma sei stronzo, dai! Ma vai a cagare! Che gioco da burattini! Ma che cazzo mi è venuto da fare? Dai! Mezz'ora buttata via! Cioè, io freno, questo mi viene addosso e mi fa girare! Ma dai, ma non esiste, non c'è neanche la penalità. Sì, ma dai, ma mi è venuto addosso, l'avete visto, no? Dai, cioè, tutto bene, tutto perfetto. Perché non c'ha la penalità che mi ha buttato fuori? Non lo vedo frenare. Qui no, qui bisogna trovare una macchina che... Così è precario, molto precario. Molto precario perché consumano troppo. Cioè, ma loro non consumano così tanto, com'è possibile? Cioè, hai visto che loro non sono entrati? E io cosa devo fare adesso? Scusa, manca ancora 3 minuti. Ma sì, no, ma questa qua non è da farmi, questa qui è da fare così per divertimento e basta. Cioè, guarda, dai, 0,4, devo fare anche carburante io. E gli altri vanno avanti, e gli altri vanno avanti, e gli altri vanno avanti. E come è possibile? Ma come fai a vincerla? Come fai a vincerla? Ok, il terzo e il quarto sono entrati dentro, lo stronzo che mi ha fatto girare, ma gli altri? Fai prima che esci. Devo dire. Dici? Provi domani, mi fai sapere? Perché così è impossibile, anche con che macchina, che al massimo la vado a comprare. Non uscire, cosa vuol dire non uscire? No, no. No, no, quello assolutamente, insomma, sbuono. Ah, poi ho fatto mezz'ora per non finirla, cioè voglio anche, tra l'altro voglio vedere se finisce a 1 minuto e mezzo o se... Sì, ma hai visto, i primi non sono neanche entrati dentro, adesso le gomme sono andate anche. E va boh, amici miei, che go bu. Ero molto più avanti se quello stronzoloide di Fortilla non mi sportellava e mi buttava fuori. Però queste sono le gare. Ho visto qualcuno davanti comunque, tra l'altro, a 9 e 23 secondi, 9 non lo prendo manco morto, lo sto prendendo un po', 9,3, 9,2, 9,1 e là.
Dici? Ma consuma sempre un botto. Ciao amici, tu dici benvenuti ragazzi. Stiamo facendo la lemane, mezz'ora che siamo dietro amici miei. Che cos'è? Che cosa è successo? Perché non c'è più il contatore? Ma che senso ha mettere un contatore e poi comunque devi fare 8 giri? No, non l'ho capita. Però il contatore non l'ho capita, sinceramente. Comunque, vabbè, noi andiamo. Quindi il contatore non è che quando finisce il contatore la posizione che sei vinci. Devi finire poi il giro. Cioè, ma c'era la pioggia 10 minuti fa. Eh sì, beh, però sono 8 giri, quindi è un contatore un po' fatto così a cavolo, sinceramente. E mi fa 8 giri, 8 giri, il contatore cosa me lo fai a fare? Vabbè. Comunque a lui mi ha buttato fuori e non gli ha dato la penalità, eh. La Supra, tra quelle che ho, è quella che almeno riesco un po' a prendere nei rettilinei. E non fa cose strane qui. A parte adesso che vabbè, ha frenato troppo lungo. E adesso che sono tutto il cordolo. Cioè è assurdo che loro non mi sembra che fanno tutta sta benzina. Capisci quello che intendo, Phil? E come fanno a fare un pit loro e andare veloci e a consumare poco? Cioè, capisci che non è fattibile. Vabbè, quinto meglio di nulla, eh. Comunque, raga, diciamo let's go on. Vediamo quanto mi dà quinto. Beh, 297.000. Non è male, eh. Non è male neanche quinto, sinceramente, però, eh. Facciamo vedere... due di quelli di replay e poi meglio di niente, esatto. Secondo te cambiare la macchina? A prendere un altro tipo di macchina o non c'entra niente la macchina? Tu domani prova e fammi sapere, ok? Con quella che vinci poi mi dici che macchina è. Magari riusciamo a trovare anche i settaggi su internet. Anche tu Phil, se riesci a trovare i settaggi su internet. Ma quale? Cos'è che c'è di più veloce? Vediamo il primo. Che cos'è che c'ha il primo? Ma sei serio? Cos'è sta roba? Cos'è sto coso? Ma come ha fatto questo a vincere? Ma sono tutti in katana? Avanti la Suzuki, guardala, cioè la Suzuki Katana va più veloce della Supra? Siamo seri? Scusami, adesso non volevo farmi prendere per il culo da un gioco, ma questo è la Corvette. Tu dici che la Corvette va veloce? Corvette.
Questa è stata al primo giro, ma come cazzo ho fatto a vincere? Sei serio? Non si fa la volante, dai. Allora, tanto io domani vado al lavoro, quindi credo che riesci a farlo tu prima di me. Se riesci a farlo, mi fai sapere, ok? Anche tu, Kevin. Allora, aspetta, facciamo un giretto. La stessa macchina? Facciamo un giretto, ragazzi, che poi devo andare a letto. Un giretto solo? Sì, un stessa macchina? Sì, hai detto. Allora, cambio manuale, giusto? Numero di giri 8, non è 8, che se vuol dire che mi fai mezz'ora? Cioè, è quello che mi fa... Vedi, allora, non posso... Gomme dure. Qui a manetta. Qui a manetta. Le marce se le tiro su, secondo te? Cosa ne pensi? Se gli diamo un po' su? Aspetto che scrivi. Facciamo così? Ok ragazzi, dai, proviamo a fare un giro, Il consumo quanto? All'uno? Va bene così? Così, che roba.
pistola di cazzaronga. No, porca slocas. Dai. Vabbè, dai, la posizione non mi interessa. Dobbiamo solo vedere il consumo, vero? Ciao amici. Però sono in bagarre molto più competitivo di prima, eh? Vero? Non ero decimo prima. Vabbè, lascia stare qua che gli sono dato addosso. Dai. Cosa dici? Ah, vabbè dai raga. Ah. Aspetta che ne facciamo un altro, dai, poi esco. Davvero che sono distrutto. Almeno vediamo sui due giri, eh? Effettivamente. Ma perché il cambio automatico fa così, scusa? Fa così schifo? Qua li prendo molto 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 meglio. Ma scusami, avevo consumo per quanti giri? Perché in teoria dovrei entrare adesso, giusto? E siamo al terzo. O sbaglio? Col consumo carburante all'uno. Ah, dici? Però secondo te, allora vediamo la fine di questo giro, ok? E vediamo quanto manca, perché se alla fine di questo giro non riesco a farne un altro, non si riesce. Adesso che devo andare a letto, sto facendo la corsa della vita, raga. Vabbè, ma ci riproviamo, ci riproviamo. Io vi aspetto domani sera con Warzone. E vi aspetto sabato pomeriggio, sabato sera con il mitico Gran Turismo, ragazzi, eh? Voglio fare questa gara qui in maniera incredibile. Poi sto organizzando con Lucy Lux, un grandissimo youtuber, fare qualcosa insieme, delle live fighissime, magari a Fortnite, adesso vediamo un attimo il gioco che scegliamo. E lunedì, amici miei, una mitica Warzone col mitico Morris. Ok raga? Cioè perché Phil?
moto. Allora. Ok, allora, calcoliamo una cosa. Consumo all'1, marce, cambiare tutto così, sono quinto, terzo giro, posso farne un altro, 4 e 4, 8, possiamo tranquillamente riuscire forse a arrivare alla fine? Phil, cosa dici? Secondo me sì, eh. Secondo me sì, amici miei. Secondo me sì. Ce la possiamo fare anche con questa Supra. Io comunque in teoria due giri mescola 1, un giro mescola 3 e sono tre giri, 3, 6, però sono 8, quindi devo fare per forza due soste, vero Phil? Due pit per forza. Io avevo comprato anche una cosa, rifornimento, due rifornimenti sono. Secondo te non si riesce a fare un rifornimento solo, non è impossibile proprio. Io non avevo neanche comprato il cambio da corsa, avevo comprato il cambio merdoso. Tra l'altro, ecco perché non si possono mettere. Non si può mettere il carboceramico, ecco perché non frena. C'era una motivazione comunque, eh? Al di là che non ci si fa, insomma, io ragazzi vi ma due considera che hai recuperato 12 secondi. Allora io voglio comprarmi questa macchina qua e manca un milioncino, amici miei, eh? 608 cavalli, 830 pp. Metti caso che questa qua poi va bene per giocare in quella pista qua alla Le Mans. Che questa dovrebbe essere veramente, veramente un chiodo fisso. Potrebbe anche essere, eh? E poi voglio comprarmi questa che è uscita oggi, che è bellissima, eh? Tutte e due 840, che sono fantastiche. Poi se riesco anche questa mitica Ferrari. La Peugeot consuma meno. Sta Peugeot è un dito in quel posto. Se tu dici, non mi trovo con la Peugeot, non mi trovo. Fammi vedere dov'è la Peugeot. 699, 699. Consuma meno, eh. Ho 74% di potenza e 200 di zavorra. Dai, proviamo a farlo con la Peugeot. Allora, ti do tra, visto che mi dici che consuma meno. Non è male, eh. Mi piace la Peugeot, non mi fa schifo, però non lo so, c'è qualcosa che non va. L'Audi non riesco a tenerla in strada. La Peugeot, effettivamente, gara da un'ora. Ah, hanno messo queste proprio. Alsazia, al Nürburgring, al Lago Maggiore. Quanto dà? 500.000, tutte 500? Hai capito? Ci sono anche questo, e in più ti regala anche la macchina. Va bene, amici miei, vi saluto. Ci vediamo domani sera, 8:30, Warzone, Marco Drums Games e assolutamente voi. Buonanotte, Phil, grazie di tutte le dritte che mi hai dato, perché grazie a te sono riuscito a fare dei tempi fichissimi e probabilmente riusciamo a vincere questi 550.000. Buonanotte a tutti, ciao amici, a domani.